Salve e benvenuti a tutti. È da un po' che non ci vediamo. Oggi abbiamo ben due dirette devo dire la verità, la prima era in programma, la seconda no, estemporanea, perché siamo riusciti ad avere il presidente Amica Sofia, un'organizzazione che si occupa di diffondere ecco, questa amica, la filosofia, ovunque, ma soprattutto con i ragazzi. Io aspetto che si colleghi qualcuno, ma soprattutto quello che dovrebbe essere il nostro ospite. Oggi parlavamo con, eccolo qua, ho trovato subito, adesso cerchiamo di far partecipare Massimo Iritano che vedo tra i partecipanti. Sta cercando di coinvolgerlo nella diretta, vediamo se ci riusciamo. Ok, mentre cerchiamo di fare in modo che Massimo si colleghi, sto cercando di inserirti, Massimo, ma diventa un po' difficile. Ma ci riusciremo, sono sicura. Ecco qui. Stiamo facendo, dovresti esserci da un secondo all'altro. Dovremmo avere Massimo Iritano di Amica Sofia in linea. Si sta connettendo, eccolo. Ciao Massimo. Come va? Tutto bene? Dovresti Bene, grazie. registrare e siccome i supporti informatici mi stanno mollando, abbiamo di fare questa diretta per approfondire il tema che Femmina TV sta cominciando ad affrontare questa settimana, la questione dell'odio, un argomento penso abbastanza complesso, lo vogliamo soltanto toccare, dare degli stimoli per i ragionamenti che ognuno poi vuole. E abbiamo cominciato con Paola Suraci di Mezcla, che si occupa di approfondire temi legati da un punto di vista giornalistico alle migrazioni, quindi all'accoglienza, alle storie dei migranti, per cercare di approfondire quella che è la storia non dei numeri che arrivano, ma delle singole persone, delle storie che sono dietro ogni numero. E poi anche quella che è l'integrazione molto difficile, ne parlavamo proprio poco fa, di seconda, terza, anche quarta generazione che sono italiani, purtroppo vivono una forma di razzismo che non è uguale sicuramente a quella americana perché ha un vissuto differente, ma dove ancora sono loro stessi in completa fase di integrazione all'interno della nostra società. La settimana dell'odio noi abbiamo deciso di affrontarla sulla base di un video proprio che ha postato Amica Sofia, un video che devo dire mi ha toccato molto. Una giovane ragazza, non so se lo dico bene il suo nome, Marvelous, che non si offenda, arriva dalla Nigeria e tra le tante cose che ha detto, la questione dell'aiutarsi reciprocamente, del giudizio immediato, parlando dei gruppi e delle aggressioni di gruppo, lei si pone una domanda semplicissima: perché ci odiate? Ecco, noi adesso siamo con Massimo, proprio per questo. Massimo è il rappresentante di questa organizzazione che è Amica Sofia, lo stavo dicendo mentre ti inserivi. Sofia, non la saggezza, forse il ragionamento, non so, spiegaci meglio tu perché amica Sofia. Sì, intanto ti anticipo, ti ringrazio, ti anticipo che ho invitato anche, non sono molto pratico di Instagram, ma ho invitato anche Marvelous, che invece ho visto che era collegata, insomma, che era attiva su Instagram. Non so se ci segue, non lo riesco a capire, non lo vedrai tu, insomma, comunque, ecco, l'ho invitata. No, Allora, dimmi, come? Maurea 77, No, forse. non è lei, no. Comunque penso di averla invitata. Niente, allora, Amica Sofia, appunto,
appunto, diciamo che questa associazione nazionale, che ha già 15 anni di vita, diciamo, fondata a Perugia, eccetera, eccetera, che proprio sin dal suo nome ha questo, diciamo, questa mission, come si dice oggi, no? Questa vocazione di portare come dire, una sensibilizzazione a quello che era la filosofia, no? Nella sua origine, e cioè la possibilità di fare della filosofia uno spazio del dialogo, di fa tornare, far tornare ad essere la filosofia uno spazio per il dialogo, per il confronto. E quindi da questo punto di vista, ne parlavamo proprio anche qualche settimana fa con un collegamento con Walter Veltroni dalla RUMSA di Roma. Questo punto di vista, perché? Perché Walter Veltroni ha scritto recentemente un libro che si intitola proprio contro Odiare l'odio, Odiare l'odio. E da questo punto di vista, educare al dialogo, al confronto, all'accettazione dell'altro, che non è semplicemente tolleranza, è proprio reciproca comprensione, no? Anche arte del compromesso, di rinunciare alle proprie ragioni, di accogliere quelle dell'altro. È l'unica via che noi crediamo sia da praticare per edificare, per tentare di edificare una società civile che non sia basata invece sulle radici dell'odio, come quella attuale, purtroppo, no? Io voglio dire oggi proprio la questione non solo dell'odio in sé, anche della soluzione dell'odio, ma proprio dell'individuazione della nascita del sentimento dell'odio, se può chiamarsi sentimento l'odio, e anche di quello, l'immedesimazione, come dici tu, l'empatia, riconoscere l'altro da sé, cercare di comprendere anche quella frase di Marvelous, perché ci odiate, la meraviglia dell'essere oggetto di odio. E poi l'odio dato anche a quello che è l'odio attuale, l'esternazione dell'odio attraverso i social. Io avevo preso spunto anche da uno studio, adesso lo metteremo anche nei commenti, metteremo il link così chi vuole può andare ad approfondire questo studio. Dei soggetti che spesso sono anche il target per chi vuole alimentare l'odio motivi, che ha anche addirittura l'odio politico e l'odio religioso. E soprattutto ci si chiede chi è suscettibile all'appello della violenza, sia politica che religiosa. E hanno fatto uno studio, ora non vado ad approfondire perché lo leggete su parecchie pagine, però fondamentalmente in uno studio fatto in Belgio, il paese del nord, dove la politica dell'odio, soprattutto sui social, è abbastanza diffusa, c'è però un momento in cui dall'odio sui social, che sappiamo non essere fisico, quindi non scattare fisicamente delle persone, chiunque può scrivere una frase di odio, però non perpetrarla poi fisicamente, spinge invece i soggetti, non dico deboli, ma comunque particolarmente fragili, anche a realizzare atti d'odio, come ne abbiamo visti anche in questo periodo. L'altra volta sentivo Certo. di un ragazzo filippino che è stato picchiato più volte da un gruppo di ragazzi soltanto perché è straniero. Addirittura non è andato neanche in ospedale per farsi. Ora, cosa fa scattare l'odio? E soprattutto, qual è il momento in cui perpetra l'odio? Abbiamo noi che scriviamo forse qualche frase anche con leggerezza sui social, e poi perché nasce l'odio? Ti sto facendo un sacco di domande, Massimo. Mi pare che forse in questo momento hai una difficoltà di linea, però ti aspetto perché di solito ci sei. Sì, la linea. Sono rimasta lì bloccata proprio all'innesco del sentimento d'odio, appunto. L'odio, come possiamo considerarlo? Allora, l'odio è certamente un sentimento, nel senso che è come dire, è un movente in parte sicuramente irrazionale, diciamo, no? Ma certamente è un sentimento, appunto, un qualcosa che comunque ci portiamo dentro come possibilità.
in quanto umani, purtroppo, no? E bisogna fare i conti, quindi, no? Con quello che ci portiamo dentro da questo punto di vista, no? Non solo con le cose belle, ma anche con le cose negative, brutte. Quindi ognuno di noi può aver sperimentato nella sua vita un momento di rabbia, ecco, se non proprio di odio, ma magari anche di odio, insomma, no? Ecco, questo è questo istinto, come dire, irrazionale per la rabbia, per l'odio, che comunque fa parte dell'essere umano in quanto tale. Purtroppo diventa poi, proprio dal punto di vista filosofico-politico, potremmo dire, no? Di costruzione di una certa idea, di ideologia e di società, diventa la materia prima, appunto, per costruire un consenso, in qualche modo, no? E quindi per cercare di muovere le folle, no? Quindi tutti gli studi, no? Sul rapporto tra massa e potere, la psicologia delle folle, eccetera, eccetera, ci dicono questo, e poi il Novecento ce l'ha insegnato non solo teoricamente, ma anche praticamente, no? Che le folle si muovono soprattutto spinti da sentimenti negativi, più che positivi, quindi dall'odio, dalla rabbia, appunto dall'ostilità verso un nemico, quindi individuare un nemico per odiarlo, per arrabbiarsi contro di lui, per farne il capro espiatorio di tutti i nostri mali. La domanda appunto di Marvelous, che mi dice che non riesce a seguire la diretta, non so perché, mi ha risposto anche a un messaggio, però non si è riuscita a collegare, ma io non sono esperto di Instagram, quindi non ti posso dire perché. Quella domanda che tu appunto giustamente hai notato nel video, nella sua semplicità, è proprio la domanda fondamentale: ma perché ci odiate, no? Quindi l'essere umano, che conserva in sé questi istinti, quelli irrazionali, eccetera, eccetera, dovrebbe però poi avere anche ciò che lo rende umano, cioè la sua razionalità, la sua capacità di pensiero critico, di riflessione sui sentimenti, no? E allora la domanda di Marvelous, no? Dovrebbe porsi: perché ci odiate? Cioè, nel momento in cui noi istintivamente ci sentiamo nascere un sentimento appunto di odio, di rabbia nei confronti di una persona o di un genere, dovremmo fermarci un attimo e farci questa domanda: ma perché? Cioè, qual è il perché? C'è un perché? Fermiamoci un attimo a pensare, come diciamo sempre noi di Amica Sofia, no? Fermiamoci un attimo a pensare e cerchiamo di capire se c'è un perché. Ci può essere un perché che ci fa odiare l'altro in quanto tale, non perché ci ha fatto qualcosa, ma proprio in quanto tale, quindi in quanto nero, in quanto omosessuale, in quanto diverso, secondo quello che noi consideriamo diverso. Ci può essere un perché? E questa è appunto la riflessione molto, come dire, essenziale che ci ha fatto fare Marvelous in quel video. Perché ho chiesto a Marvelous di fare... Proprio sulla domanda fondamentale, affermare dico, le discussioni, perché di solito leggiamo di tutto riguardo, soprattutto in questo periodo all'odio, ma lei ha fatto proprio la domanda fondamentale. Eh sì, è proprio la domanda fondamentale, no? E perché le ho chiesto di farci questo video, questo commento su questo movimento mondiale che per fortuna è nato, diciamo, in reazione a questo video, diciamo, a questo fatto assolutamente, come dire, intollerabile per la nostra sensibilità umana. Se siamo umani, diciamo, è già difficile arrivare alla fine di quel video, diciamo, no? E quindi dovrebbe essere anche umano il tirar fuori una reazione, no? E quindi ho chiesto a lei perché. Ho chiesto a lei perché tante volte mi ha raccontato di storie vissute qui in Italia, da quando è in Italia, nelle classi in cui ha studiato, nei contesti in cui si è inserita prima di andare in Germania, perché adesso sta in Germania. Tante volte mi ha raccontato di piccoli fatti, gesti, battute, eccetera, eccetera. Quindi di questo sentirsi addosso continuamente, in quanto il colore della pelle è diverso, quindi che non ci può essere niente di più sciocco fondamentalmente, no? Se uno ci si ferma un attimo a pensare, qual è il perché? Il perché è il colore della pelle, ma che sciocchezza mai è questa, no? Cioè, non è un'opinione, non è una cosa che ho detto o che ho fatto. Eppure lei se l'è sentito addosso tante volte. Devo dire anch'io, perché Marvelous è, diciamo, una nostra carissima, quasi una sorta di, per me, di
di figlia adottiva, diciamo, l'abbiamo seguita quando era qui a Camini e siamo ancora molto legati. Quando andavamo in giro insieme, no? Non so, nei locali, in un bar, in una pizzeria e così via. E ho avvertito anch'io questo sguardo, cioè devo, come dire, ho potuto fare anch'io questa esperienza. Si avverte, cioè, quindi io ho avvertito lo sguardo degli altri su di lei, no? Questo, e quindi immaginiamoci che cosa può avvertire una ragazza invece che avverte su di sé questo sguardo, cioè basta lo sguardo, basta il gesto, basta il modo di porsi per sentirsi non voluti. Per sentirsi quasi una presenza estranea, un elemento di fastidio, e poi pian piano ciò porta all'odio, naturalmente, no? Purtroppo. E chi cavalca quest'odio? Vai. Naturalmente non ho fatto filosofia al liceo, non mi permetterei mai di fare percorsi anche e soprattutto di studi filosofici. Di letteratura invece sono andata un po' a spulciare e tra Tolstoj, Balzac, diciamo che abbiamo scomodato i classici, si parla dell'odio guardando a una sorta di una forma di ingratitudine, come un riconoscimento di cioè, dovrebbe essere l'odio un qualcosa legato, generato ad un'offesa o alla possibile offesa. Quindi io ti odio perché tu stai cercando di aggredirmi, o potresti aggredirmi, o fondamentalmente vai contro la mia integrità fisica, morale, tutto quello che può essere. Attraverso la letteratura invece c'è una chiave di lettura differente. È come una riconoscenza verso chi ci ha beneficiati. Anche, certo. Classica. Infatti c'era qualcuno che non mi ricordo, diceva non si odia veramente se non colui che ci ha beneficati. E allora perché questo riconoscimento in negativo di un qualcosa che si è ricevuto di positivo? E allora quella spunta fuori anche un'idea che è quella della possibilità del riconoscere attraverso la riconoscenza una sorta di priorità dell'altro, quindi una forma di aiuto che arriva e che io non riconosco perché non posso riconoscerla, perché automaticamente potrebbe indicare in me il soggetto diciamo inferiore rispetto all'altro. È possibile come chiave di lettura questa? Guarda, c'è appunto un filosofo francese che si chiama René Girard che ha proprio elaborato una teoria che era basata proprio su quello che lui ha definito il desiderio mimetico, cioè io in quanto umano vivo guardando dei modelli, no? Cercando di imitare dei modelli. Noi, in quanto umani, secondo lo studio di questo filosofo antropologo, abbiamo sempre dinanzi a noi dei modelli, no? E quindi ai quali vogliamo assomigliare, appunto, desiderio mimetico. Ma a un certo punto, questo stesso, diciamo, meccanismo del desiderio mimetico fa scattare, l'odio, appunto, no? Perché nel momento in cui io non mi sento adeguato a quel modello, allora l'odio lo voglio eliminare, lo devo eliminare perché eliminandolo non mi sento più inadeguato dinanzi a lui, no? Quindi, in un certo senso, forse quello che dici tu potrebbe essere un movente, come dire, simile a questo di cui parlava Girardo, una sorta di invidia generalizzata, diciamo, no? Come movente sociale. Quante volte purtroppo intorno a noi siamo costretti a constatare questo, no? Una persona eccelle in qualcosa. E quanto è difficile riconoscerlo, no? Quanto c'è difficile riconoscerlo. Guarda, sei stato proprio bravo, più bravo di me, no? Sei stato più bravo di me. E Veltroni ci faceva riflettere, questo suo libro secondo me è molto utile, proprio su alcuni anche modi di dire, no? Che dovremmo cercare di rovesciare. Quante volte appunto sappiamo dire hai ragione tu, no? Oppure è difficilissimo, è difficilissimo. Oppure sei stato più bravo di me, però dirlo sinceramente, cioè non dirlo perché facciamo finta e poi in realtà, Giorgio, ecco.
realtà siamo. Ecco, e poi in realtà coviamo dentro di noi la rabbia, ecco, veramente è stato bravo, allora io devo essere più bravo perché io devo essere superiore a lui. Quindi questo desiderio appunto di rivaleggiare, di emergere, di essere i più bravi, i più forti, ci spinge inevitabilmente a scagliarci contro quelli che consideriamo inferiori, appunto, e più deboli. E questo ha generato nella storia grandi fenomeni, diciamo, no? Di ripudio proprio etnico, religioso, e per tanti motivi. Prego. Un'altra cosa, dimmi, vai. No, un'altra cosa della riflessione di Marvelous in quel video, che anche a me ha molto colpito, è che è importante rimarcare anche in riferimento, diciamo, all'episodio, no, di George Floyd, è che Marvelous dice: ma se noi vediamo qualcuno di noi che fa del male, no? Che sta facendo del male a un bianco, e di solito interveniamo a fermarlo, diceva lei, no? Interveniamo a farlo un attimo riflettere, a farlo ragionare, a fermarlo. Perché lì non è successo, no? Si chiedeva lei, no? Perché? Cioè perché purtroppo la responsabilità è sempre collettiva da questo punto di vista, no? Quando naturalmente nessuno interviene a fermare una persona, non lo chiamo neanche poliziotto, diciamo, che sta uccidendo un'altra persona, vuol dire che c'è una sorta come di consenso. E questo è ancora più preoccupante, no? O quasi quasi non ci fa nessun effetto, e questo è ancora peggio, no? E quasi quasi. Vai. Sarebbe da innescare un altro ragionamento che è conseguenziale all'odio, cioè quanto si è abbassata la nostra soglia di tolleranza dei gesti, anche attraverso, ne parlavamo oggi con Paola Suraci, attraverso il nostro lavoro, quello dei giornalisti, in cui stiamo spingendo verso quella gogna mediatica che una volta poteva essere la piazza nel Medioevo, dove c'era l'impiccagione o la gogna, e dove noi ci sentivamo meglio, migliori quindi, dell'altro che veniva impiccato o che veniva messo alla gogna. Era una sorta di, non dico catarsi, ma una sorta di giustificazione, di affermazione del nostro essere migliori rispetto agli altri. La stessa cosa la facciamo in un'epoca moderna con la televisione, con i servizi TG in cui si racconta il peggio dell'umanità, ma questo sta portando a tollerare molto di più i gesti di violenza. Certo. Non sostenessimo questo tipo di comunicazione generalista e non approfondita, fatta con leggerezza, forse reagiremmo diversamente. E c'era, ad un certo punto, mentre facevo questa ricerca da un punto di vista letterario, c'è che a un certo punto, secondo me, non era tanto letteratura quanto sociologia, qualcuno dice: dobbiamo creare un risarcimento adeguato per poter fare in modo che chi odia, quindi chi sente depauperato o aggredito di qualche cosa, possa avere una sorta di rassicurazione rispetto alla sua disperazione. Quindi si distinguevano tra rassicurazione esistenziale e sostegno psicoaffettivo. Quindi se io mi sento degno di quel genere che io aggredisco perché non sono superiore a determinate cose, quindi non mi sento omologato a quello o a livello inferiore, forse si potrebbe, e con questo andiamo verso la chiusura, si potrebbe riuscire a compensare quest'odio con qualcosa che rassicuri l'odiatore. Secondo te, può essere anche questa una chiave di soluzione del problema? Guarda, sicuramente, perché in fondo la riflessione da fare qui è che certamente. Come si fa spesso poi, no? La riflessione è per il discorso, per esempio, penitenziario, eccetera, eccetera. Certamente chi odia ha molto più bisogno di sostegno, di aiuto rispetto a chi è odiato. Cioè, da questo punto di vista, appunto, il discorso è proprio chiaro, no? Nel senso che chi è vittima di questo sentimento dell'odio, che non riesce a controllarlo, che non riesce a chiedersi il perché, come diceva Marvelous, eccetera, ha bisogno di essere aiutato. Sì, in questo senso sì, avrebbe bisogno di un tentativo di, cioè innanzitutto di capire, no? Qualcuno che lo ascoltasse e
è che torniamo al tema dell'ascolto, del dialogo, no? E quindi la possibilità di tirar fuori questo suo sentimento e di compensarlo appunto in altro modo, perché evidentemente c'è una mancanza, no? Evidentemente c'è una fragilità, un'insicurezza di fondo, no? Tutto questo sentimento dell'odio, dell'ostilità, si fonda sempre su un'insicurezza di fondo, eh? Io mi sento minacciato da qualcosa o da qualcuno, non riesco a capire neanche il perché, quindi mi esprimo così in maniera irrazionale. E quindi Sto lavorare su questa insicurezza. Eh? Come? prendendo appunto perché mi interessa. Detto. Vabbè. E quindi bisognerebbe lavorare proprio su queste insicurezze di fondo, no? Su queste insicurezze di fondo che rendono la nostra società estremamente vulnerabile. La nostra società è. Vai. Farti l'ultima domanda, e proprio qua si pone una chiave importante, che è quella proprio del tuo mestiere, oltre alla filosofia, l'insegnamento della filosofia. Certo. Il tuo ruolo di docente e quindi una persona che usa la chiave del dialogo con i ragazzi, con i giovani, che spesso sono anche strumento di, non dico di odio, ma comunque sono quelli che si muovono di più sui social, che spesso Sì. possono fare dell'odio e forse questo si può collegare anche al bullismo, non voglio usare tanto, ma Certo. può essere anche una questione. In questo senso, quindi l'ascolto. Pare una domanda ovvia, ma come va avviato, soprattutto con dei ragazzi che non sono solo a scuola, ma che molto vivono sui social? Allora, guarda, oggi abbiamo chiamato qui da me alcuni ragazzi, appunto, con cui abbiamo in qualche modo lavorato con amica Sofia nelle scuole e abbiamo chiesto ragazze, anzi tutte ragazze, che fanno il primo o secondo superiore, e abbiamo chiesto loro appunto di pensare un luogo e un momento in cui esprimere ciò che gli manca nella nostra società, no? Cioè, ci siamo posti questo obiettivo di ascoltarli. Cioè, purtroppo, appunto, di questo abbiamo riflettuto con loro, i teenager nella nostra società, no? I teenager in quanto tale vengono considerati minori, appunto, no? Minori o infanzia addirittura, no? Queste categorie, diciamo, no? Che li rendono comunque oggetti passivi, mai soggetti, no? E quindi inevitabilmente, se uno si sente trattato a scuola, in famiglia, in società, come un oggetto passivo, tu stai zitto, non sto parlando con te, non ci interessa quello che hai in testa, che ci vuoi dire tu, è inevitabile che questi ragazzi, che invece hanno un mondo infinito in testa, no? E hanno delle teste molto ben pensanti, trovano altri veicoli e trovano altri, come dire, altri mezzi di espressione, altri luoghi in cui esprimersi e qui, in cui anche, tra virgolette, sfogarsi contro il mondo adulto, in un certo senso. E quindi questo genera naturalmente una contrapposizione, genera ostilità, genera insomma, queste dinamiche che poi si scatenano soprattutto sui social, genera anche un rifugio proprio dei giovani nel mondo dei social, nel mondo virtuale, che diventa una sorta di rifugio autistico, proprio perché se esco da lì almeno sono padrone di ciò che faccio. Se esco da lì, cioè almeno ho l'illusione di esserlo. Se esco da lì, in qualsiasi luogo della mia società reale in cui Non mi aspetta. vivo, sono un minore, non sono un soggetto. E questo purtroppo è un problema che dovremmo porci, credo, no? In maniera molto molto forte, diciamo, in questo periodo. Allora, quello che abbiamo creato attraverso questa chiacchierata con te, Massimo, è anche un percorso di ragionamento su come nasce l'odio e come si può risolvere. Non con un'azione. Quindi con un atteggiamento attivo, ma con l'ascolto prima di tutto, per poi passare eventualmente a un atteggiamento attivo. Sto pensando Certo. all'ascolto e all'abbraccio, cioè tu mi odi, io ti abbraccio, sono anche spesso gesti di rappresentanza della lotta, quindi compenso il tuo odio con il mio amore.
alla fine dell'intervista, l'odio si può risolvere anche con l'ascolto. È difficile poi innescare il meccanismo dell'ascolto tramite i social, ma questo è un lavoro che faremo per la prossima chiacchierata. Allora, Certo. ringrazio quanti ci hanno seguito nella diretta e continueremo anche a farlo attraverso la registrazione di questa nostra diretta e approfondiremo la questione nel corso della settimana. Forse ti richiamerò, Massimo. Vediamo come. Grazie. Grazie a te. Allora, arrivederci. Alla prossima. Ciao.